Per oggi ho pensato di truccarmi insieme a voi per mostrarvi un trucco che ho realizzato ieri e che mi è piaciuto talmente tanto che volevo assolutamente riproporvelo. E vede come protagonista uno dei nuovi Cream Shadow di Nabla appartenenti alla Potion Paradise ed è Hyperspace. Quindi questo ombretto in crema che sembra lo chiamano un platino, che però secondo me ha una venatura piuttosto intensamente verde. Verde chiara, per carità, però secondo me è veramente molto particolare e molto bello. Poi all'interno ha delle minuscole pagliuzze dorate che rendono tutto ancora più interessante. Quindi volevo farvi vedere un trucco che ho realizzato ieri, come vi dicevo, e quindi bando alle ciance e iniziamo subito questo, chiamiamolo tutorial, quando in realtà semplicemente mi trucco insieme a voi. La base, che continua ad essere lo Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation di Smashbox, che continua a piacermi tantissimo. E mi azzarderei quasi a dire che è il fondotinta migliore che io abbia mai utilizzato. Sì, batte anche quello di Shiseido, mi dispiace dirlo, però questo è proprio il top. E lo applico con la mia spugnetta di Real Techniques. Il mio correttore prescelto, come al solito, è il Double Wear di Estée Lauder. Mi piace tantissimo perché illumina molto sotto le occhiaie e comunque è molto coprente e anche molto molto resistente. E ve lo faccio vedere anche applicato con uno dei nuovi pennelli di neve, che vi dicevo che mi aveva colpito molto proprio per il correttore. Base, vado a fissare il tutto con la Matte Fusion Press Powder di Kiko, che come vi dicevo è una delle mie ciprie preferite in assoluto perché opacizza bene ed è molto leggera sul viso, quindi non la si vede, non la si sente. Il prossimo step è quello di applicare il bronzer e anche in questo caso un altro prodotto di Kiko, ed è la Flawless Fusion Bronzer Powder nella numero 01, ed è anche questa quella che vi ho fatto vedere nel video scorso essenzialmente, e la vado ad applicare per l'appunto con il pennello di neve che vi avevo consigliato. Il prossimo step sono le sopracciglia, e per questo utilizzo la matita, la Brow Divine Venus di Nabla, sulla quale poi vado a tamponare con un pennellino appunto d'eyeliner Tetra, per darle quel tocco un po' più rossiccio e per far pandan essenzialmente con i miei capelli. È uno step che non filmerò perché altrimenti consumo l'intera batteria e insomma vedrete il risultato finale. Comunque vi avevo già fatto vedere come faccio le sopracciglia, quindi skippiamo essenzialmente. Vicino così che possiate vedere bene che cosa faccio con gli occhi. Comunque essenzialmente ho fatto le sopracciglia, ho applicato una base ombretto che è MAC Painterly Paint Pot, e adesso invece cominceremo con la parte divertente, che per l'appunto include l'ombretto. La prima cosa che vado a fare è prendere questo ombretto qua, che è Peach Velvet di Nabla, e lo andrò a applicare nella piega dell'occhio. E lo porto anche sotto. Prendo poi un ombretto color panna e lo applico sotto il sopracciglio per illuminare. E questa essenzialmente è la cornice per Hyperspace che adesso andremo ad applicare. Quindi questo ombretto veramente è qualcosa di strepitoso. Io lo vado ad applicare inizialmente con un pennello piatto, diciamo a lingua di gatto, per applicare il grosso, poi comunque andremo a sfumarlo. Il colore è difficile da descrivere perché sembra sì un po' verdino, però al contempo ha anche queste pagliuzze dorate all'interno che insomma scaldano ancora il colore e lo rendono veramente unico. Ne vado a mettere un bel po' giusto per intensificare proprio la sua luminosità e per vedere bene per l'appunto tutte le pagliuzze che ha all'interno.
per non dovete aver paura, io ad esempio ieri non l'ho fissato con niente ed è resistito tutto il giorno senza entrare in nessuna pieghetta, senza sbavare, senza come dire, perdere colore. Quindi veramente la tenuta di questi ombretti è eccezionale. Se necessario andate a sfumare un pochino la piega, giusto per non far sembrare il tutto disegnato letteralmente, però secondo me è anche bello che si veda un po' un contrasto. Dopo ovviamente è una questione di gusti, io ad esempio ho la palpebra talmente stretta che non fa molta differenza, chi ha la palpebra un po' più larga magari avrà premura di sfumare un pochino meglio i bordi. Cioè è strepitoso questo ombretto, illumina tantissimo lo sguardo, tra l'altro lo adoro proprio. Poi in realtà questo trucco non è affatto impegnativo perché non aggiungerò neanche eyeliner, perché secondo me merita insomma di stare al centro dell'attenzione da solo. Adesso andrò a utilizzare una matita burro nella rima interna dell'occhio per comunque illuminarlo e togliere magari del rosso dovesse essercene, e poi applichiamo semplicemente del mascara e voilà, il trucco più semplice del mondo, però anche uno secondo me dei più particolari, ecco, almeno per i colori. Che ho utilizzato ovviamente è la Magic Pencil di Nabla, questa è la tonalità nude, mentre come mascara ho usato questo di Kiko che è il Luxurious Lashes Waterproof Mascara, che mi lascia ancora un po' perplessa, diciamo che non è uno dei miei mascara preferiti in assoluto, però lo sto utilizzando e diciamo che se lo lavoro un pochino qualcosa riesce anche a fare. E invece come illuminante nell'angolo interno dell'occhio ho utilizzato prima un pizzico di Unicorno di Neve Cosmetics, che è questo ombretto qua che ha dei riflessi verdini all'interno che secondo me riprendeva un pochino l'ombretto di Nabla, e poi sopra ci ho tamponato su un po' del Mary Luminizer giusto per spegnere un pochino i riflessi un po' troppo verdi dell'ombretto. Invece adesso andremo a concludere il trucco con del blush. In questo caso vado ad utilizzare, sempre di Neve Cosmetics, questo che è Peel, uscito con la collezione Mutations, ed è un bellissimo pesca molto chiaro, un albicocca pesca, che secondo me dà giusto quel poco che serve per concludere diciamo questo trucco, senza però monopolizzare l'attenzione. Sulle labbra invece ho utilizzato una combinazione che prevede intanto questa matita di Essence, la Long Lasting, nel numero 04 Peach Beauty, che è un bel pesca acceso. Poi vado ad applicarci sopra invece Paloma di Nabla, che va a spegnere un pochino la vivacità insomma di questa matita. Ci applico sopra anche un pizzico dello Smart Lipstick di Kiko nella tonalità 905. Ovviamente non è necessario che voi utilizziate tre prodotti diversi per un unico rossetto, però questa qua era la combo che ho utilizzato ieri, che mi era piaciuta abbastanza e quindi ho pensato di riproporvela tale quale. Ultima ripassata di mascara giusto per enfatizzare un pochino le ciglia. E credo di aver finito, quindi questo era il look che ho indossato ieri, che mi era piaciuto un sacco, spero che sia di ispirazione anche per voi e se eravate in dubbio se acquistare Hyperspace o meno, insomma che vi abbia chiarito un po' le idee. Io personalmente adoro questo look, è molto diverso da quello che utilizzo di solito, però veramente trovo che sia un tocco di colore che ci sta ogni tanto, diciamo. Fatemi sapere se anche voi insomma lo proverete e se acquisterete per l'appunto questo o un altro degli nuovi Crème Shadows di Nabla. Io adesso vi lascio, torno alle mie cose, vi mando come al solito un enorme bacio, un saluto e non ci vediamo alla prossima volta. Ciao!